Altra fiaba di Giambattista Basile che stiamo per ascoltare si intitola Lo sciocco. Il motto che calza a pennello a questo racconto è sicuramente l'unione fa la forza e lo capirete quando l'avrete ascoltata. Quindi bando alle ciance ed addentriamoci nel bosco incantato ad ascoltare anche questa fiaba. Lo sciocco. Parte prima. C'era una volta un mercante molto ricco, il quale aveva un unico figlio, chiamato Moscione. Il mercante sperava di arricchire ancora di più per lasciare un giorno a Moscione un commercio fiorente redditizio. Ma ben presto dovette accorgersi che il figlio era sciocco e non si interessava proprio di nulla. Non lavorava, non studiava, non desiderava nemmeno andare a divertirsi con i giovani della sua età. Trascorreva le giornate a letto o bighellonando nel giardino con gli occhi trasognati e fissi nel vuoto e non c'era cosa che potesse scuoterlo dal suo intontimento. Mio figlio è sciocco, pensava il mercante, desolato. Sembra che dorma sempre a occhi aperti, ma forse la colpa è mia, perché l'ho tenuto chiuso in casa senza fargli conoscere il mondo. Dovrebbe viaggiare da solo e affrontare le difficoltà della vita. La necessità aguzza l'ingegno e Moscione si sveglierebbe un po'. Gli proporrò di compiere un viaggio e forse ritornerà intelligente e fortunato. Moscione accettò la proposta del babbo con gran gioia. Andrò a Venezia, dichiarò. Ho sentito dire che Venezia è una delle più belle città del mondo, ma dammi un servo o un compagno, perché non mi piace viaggiare solo, divento triste. E invece viaggerai proprio solo, rispose il babbo. Hai avuto troppi servitori fino ad oggi che pensavano e lavoravano per te. D'ora in poi provvederai tu a te stesso. Moscione non replicò, fece sellare il cavallo e partì alla volta di Venezia. Cammina, cammina, verso sera giunse in un bosco e, poiché non c'erano alberghi in vista, decise di passare la notte ai piedi di un pioppo. Scese di sella e si preparò un giaciglio di foglie, ma quando stava per lasciarsi cadere su di esso, vide che dall'altra parte dell'albero c'era un altro giovane che si riposava. Contento di aver trovato compagnia, lo salutò e chiese: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Folgore», rispose l'altro, «e vengo dal paese di Saetta». «Come mai hai un nome tanto strano?» «Perché sono più veloce della Folgore, cioè del fulmine. Quando corro non si riesce nemmeno a vedermi». «Questo è interessante», esclamò Moscione tutto contento. «Vuoi venire con me? Vado a Venezia». «E perché no?» rispose l'altro. Non so che cosa fare né dove andare. Domattina partirò con te. E infatti, dopo aver dormito saporitamente tutta la notte, i due giovani si misero in viaggio chiacchierando amichevolmente. Non avevano percorso ancora 4 miglia quando notarono un altro giovane che stava sdraiato per terra e teneva un orecchio appoggiato al suolo. «Che cosa fai?» chiese Moscione incuriosito. «Chi sei?» «Sono Occhio di Lepre», rispose l'altro, «e provengo dal paese di Valle Curiosa. Il mio udito è tanto fino che mi basta mettere l'orecchio a terra per sentire tutto ciò che si dice nel mondo. Non so che cosa fare né dove andare, perciò mi diverto ad ascoltare ciò che dice la gente appena alzata». «Davvero?» esclamò Moscione meravigliato. «Prova ad ascoltare che cosa dicono in questo momento a casa mia». Orecchio di Lepre si mise la mano a conca dietro l'orecchio, poi riferì: «Sento una voce d'uomo che dice:
Che cosa farà in questo momento il mio moscione? Speriamo che ritorni a casa un po' meno sciocco. Di certo era mio padre, commentò Moscione meravigliato. Se non sai dove andare, vieni con noi. Assieme a te a Folgore farò fortuna. Ne sono convinto e mio padre sarà contento di me. Perché no? Disse Orecchio di Lepre. Subito si mise a fianco dei due giovani e tutti insieme proseguirono il viaggio. Avevano percorso circa altre 10 miglia quando incontrarono un terzo giovane, il quale, armato di una balestra, stava prendendo di mira qualcosa che non si vedeva. Che Cosa fai? chiese Moscione. Non vedo uccelli né lepri qui intorno, perché scagli la tua freccia? Voglio spaccare in due un pisello nell'orto del curato e il quinto pisello del cespuglio a destra. Replicò Orto e che pisello? Moscione sbigottito. Io non vedo niente. L'orto dista 100 miglia da qui, disse il giovane, ma ho la vista tanto acuta che riesco a vederlo benissimo. Non per niente mi chiamo Acceccadritto. E vengo da Castel Tiragiusto. Non so cosa fare né dove andare, perciò mi distraggo così spaccando in due i piselli. Vieni con noi, Esclamò Moscione. noi andiamo a Venezia, insieme faremo fortuna, sicuramente. Perché no? Rispose il giovane. Così dicendo si mise la balestra in spalla e si unì alla compagnia. Cammina, cammina, dopo circa un'ora i quattro giovani giunsero sulla riva del mare. Un villaggio sorgeva sulla costa e nel piccolo porticciolo alcuni muratori stavano costruendo un molo. Chi portava pile di mattoni, chi ceste di sassi, chi secchi di calcina. Il sole era alto e dardeggiava sugli uomini con il suo calore implacabile. Specchiandosi nel mare sembrava addirittura raddoppiare la sua luce. Tuttavia gli operai lavoravano fischiettando allegramente e nessuno di essi sembrava stanco e sudato. Avevano tutti i volti freschi come rose, nonostante il peso e la fatica. Moscione si fermò asciugandosi la fronte e guardò meravigliato i muratori. Voi fate un lavoro molto pesante, disse al capomastro. come mai nessuno di voi è rosso in faccia e le vostre magliette sono immacolate? I muratori che lavorano al mio paese sembrano gamberi cotti e sgocciolano sudore come innaffiatoi. Che cosa vi fa sentire tanto freschi? Noi non ci accorgiamo del caldo. Rispose il capomastro con aria soddisfatta. Una brezzolina deliziosa ci mantiene ristorati e nemmeno il sole di mezzogiorno riesce a farci sudare. Come mai? Chiese il moscione, che avvertiva anche lui la brezzolina e ne provava grande sollievo. È qualche gola di montagna a incanalare il vento fin qui? Ma no, rispose il capomastro ridendo, noi abbiamo montagne nelle vicinanze. È arrivato qui un giovane che ha il fiato tanto potente da gareggiare con il vento e gli sta alle nostre spalle e soffia sopra di noi, così siamo avvolti dall'aria fresca persino sotto il sole di mezzogiorno, perciò lavoriamo senza stancarci. Voglio conoscere questo giovane. Pensò Moscione interessato e tornò indietro. Trovò poco dopo il giovane che, stringendo un poco le labbra, dirigeva sui muratori un soffio di deliziosa aria. Ciò che fai è meraviglioso, Disse Moscione ammirato. chi sei e come ti chiami? Mi chiamo Soffiarello, rispose il giovane cortesemente. Ho tanto fiato che potrei gareggiare con il vento, ma non voglio esagerare, mi accontento di mantenere un po' freschi quei poveri operai, quali altrimenti si scioglierebbero in sudore. Grazie a me, possono lavorare senza fatica anche a mezzogiorno. Da dove vieni? E Vengo da Torre Ventosa. dove vai?
In un po' nessun posto, non so che cosa fare né dove andare. Mi sono fermato qui per aiutare quei muratori, ma hanno quasi terminato il molo e domattina ripartirò verso non so dove. Perché non vieni con noi? Gridò Moscione entusiasmato. Ho già 3 amici straordinari e con te sono sicuro che faremo fortuna. Perché no? Rispose il giovane. Lanciò verso i muratori un ultimo sospiro che parve davvero il soffio della brezza vespertina. Poi si unì alla comitiva e tutti ripresero il cammino verso Venezia. Moscione era contento. Sapeva di valere poco, ma aveva avuto la vedutezza di procurarsi amici straordinari che lo avrebbero aiutato nel momento del bisogno. E forse egli intuiva che un giorno essi gli sarebbero serviti. Anche gli amici erano stati fortunati incontrando lui, che aveva saputo apprezzarli. Tutti insieme avrebbero fatto fortuna. Cammina, cammina, già in cielo si accendevano le prime stelle e i giovani stavano studiando il modo di passare la notte. Quando scorsero, sdraiato proprio sulla riva del mare, un giovane che certo si preparava a dormire lì dove si trovava. Era un giovane aitante, alto e muscoloso, e Moscione, che aveva imparato come spesso il merito sia nascosto e non si presenti agli occhi di tutti con bandiere e fanfare, volle interrogare anche lui. Come ti chiami? Mi chiamo Forteschiena, rispose il giovane con molta cortesia. Vengo È uno strano nome, da dove vieni? dal paese di Fortezza. E dove vai? Non so dove andare, non so che cosa fare, perciò ho deciso di dormire qui. Piegò il braccio e vi mise sopra la guancia, preparandosi a chiudere gli occhi, ma Moscione era rimasto impressionato. Perché ti chiamano così? Il giovane non avrebbe voluto perdere tempo in chiacchiere, ma la faccia di Moscione gli piaceva. Sembrava trasognato e fuori del mondo come lui, perciò. Mi hanno chiamato Forteschiena perché ho molta forza, potrei caricarmi una montagna sulle spalle, mi sembrerebbe una piuma, ma oggi tutti hanno le macchine e la forza di un uomo non vale più niente. Moscione pensò un momento, aveva con sé degli amici fuori del comune. Perché dunque anche Forteschiena non avrebbe potuto far parte della comitiva? Noi siamo diretti a Venezia. Io Disse. sono lo sciocco. È una qualità non invidiata da nessuno. Con me viaggiano Orecchio di Lepre, che ha l'udito tanto fino da riuscire ad ascoltare tutti i discorsi che si tengono nel mondo. C'è Acceccadritto, che riesce a spaccare in due un pisello a 100 miglia di distanza. C'è Soffiarello, a cui non occorrono i bollettini del tempo per soffiare la sua brezza quando necessario. Vieni con noi, a Venezia o altrove faremo fortuna. Il giovane non ci pensò nemmeno per un momento, subito si alzò e si unì alla comitiva. E così si misero in cammino. Moscione, Folgore, Orecchio di Lepre, Acceccadritto, Soffiarello e Forteschiena. Dopo alcuni giorni di viaggio giunsero a un reame che si chiamava Belfiore. In questo reame viveva un re che aveva una figlia bellissima per la quale ancora non aveva trovato un marito adatto. Bisogna sapere che la principessa era insuperabile nella corsa e aveva deciso di sposare soltanto l'uomo che fosse riuscito a superarla in una gara di velocità. Perciò il re suo padre aveva lanciato un bando. Chiunque ritenga di essere tanto veloce da superare mia figlia nella corsa può gareggiare con lei. Se vincerà, diventerà mio genero, ma se perderà gli verrà tagliata senza indugio la testa. Lo sciocco parte seconda.
Molti principi di tutte le parti del mondo avevano chiesto di partecipare alla gara, ma la principessa era veramente veloce come la folgore. Arrivava sempre prima dei concorrenti e le restava anche il tempo di sorbire una granitina in attesa che il concorrente arrivasse. Quando questi giungeva, finalmente, rosso e accaldato, gli sgherri lo conducevano alla morte. Da molto tempo, in conseguenza, nessuno si presentava più alla gara e la principessa si annoiava. Quando Moscione ebbe letto il bando, si presentò al re e si offrì di correre con la principessa. Il re guardò ben bene in viso il giovane e, poiché gli sembrava un sempliciotto, si sentì in dovere di avvisarlo del pericolo a cui andava incontro. «Non mi sembri molto intelligente, ti avverto che se mia figlia vincerà tu sarai messo a morte. Non mi sembri molto intelligente neanche tu», rispose il giovane senza batter ciglio, «altrimenti avresti cancellato una legge tanto crudele. Naturalmente, se egli vincerà, sarò io che sposerò la principessa. E se perderà, tu farai tagliare la testa a me». Il re pensò un momento, poi disse: «Va bene, mia figlia cerca soltanto un paio di gambe più veloci delle sue, tanto valgono per lei le tue come quelle del tuo servo. Resta inteso che sarai tu e non lui colui che pagherà». La principessa, che aveva visto dalla finestra il nuovo pretendente, si fece una bella risata e invitò tutti ad assistere alla gara. La mattina dopo, infatti, le finestre e le terrazze erano piene di spettatori che in fondo ammiravano il coraggio del giovane sconosciuto. Quando fu il momento, la principessa scese in pista e allo squillo delle trombe partì come un razzo. Nessun occhio umano riusciva a seguirla, era più veloce del vento. Ma Folgore, vestito con gli abiti di Moscione, era più veloce del fulmine e giunse al traguardo per primo. «Viva lo straniero!» gridava la folla. Quando la principessa arrivò, trafelata, e si accorse di essere stata preceduta, avrebbe voluto sprofondare 1000 braccia sottoterra per la vergogna. Secondo lei, la gloria sua e del regno era soltanto nelle sue gambe. Perciò, ritornata alla reggia, chiese udienza al re. «Non so come mai sono stata vinta», gli disse rossa in volto per l'ira, «ma domando la rivincita, faremo un'altra gara». «Questo non è secondo le regole», replicò il re, il quale non aveva mai saputo opporsi ai capricci di sua figlia. «Tuttavia consento, ma se lo straniero vince lo sposerai». La principessa fece una smorfia. Era convinta di essere una creatura straordinaria che non riteneva esistesse sopra la terra un principe degno di lei. Era stata vinta, però. Questo era un fatto incontestabile, perciò era meglio correre ai ripari. Si ritirò nelle sue stanze, aperto uno scrigno fatato, dono della sua madrina di battesimo che era una maga potente, ne tolse un anello ornato di una pietra trasparente. «Questa pietra ha la facoltà di paralizzare i movimenti di chiunque l'abbia al dito», spiegò alla sua ancella. «Tu lo porterai all'albergo dove alloggia il mio rivale e lo pregherai di metterlo per farmi piacere e vedremo se domani sarà capace di correre». L'ancella prese l'anello e si recò all'albergo dove fu ricevuta da Folgore. Credendo di trovarsi davanti a Moscione, disse: «La mia padrona ti prega di infilare al dito questo anello come suo ricordo». Subito Folgore ubbidì. L'ancella se ne andò soddisfatta, ma un attimo dopo, nella stanza di Folgore, entrò Orecchio di Lepre, il quale, grazie al suo udito finissimo, aveva ascoltato tutto quanto e si era detto quanto si era detto alla reggia. «Sta attento, quell'anello è magico e ti impedirà di correre»,
spiegò, ma Folgore aveva troppa fiducia in se stesso per temere agli incantesimi, perciò il giorno dopo fu pronto alla gara e anzi ostentava il magnifico anello senza ombra di timore. Orecchio di Lepre salì sulla terrazza dell'albergo assieme a tutti gli altri. Lungo il percorso si assiepavano tutti gli abitanti della città che non desideravano altro che la principessa fosse sconfitta perché finalmente mettesse termine alle sue inutili stragi. La principessa e Folgore, che camminava impacciato, si allinearono vicini. Quando le trombe diedero il segnale, la principessa partì velocemente come il vento, ma Folgore non riusciva quasi a muovere un passo perché l'anello fatato lo immobilizzava. Moscione era inquieto. Non aveva mai visto il suo amico comportarsi così. «Che cosa succede a Folgore?» chiese agli altri. «Io lo so!» rispose Orecchio di Lepre. «Ho udito quanto si sono dette la principessa Lancella poco fa!» e riferì ogni cosa. Moscione divenne pallido. «Allora la mia testa è in pericolo!» commentò. «Mio padre non potrà certo pensare che il viaggio mi abbia reso intelligente, anzi, morirò come uno sciocco!» «Perché?» interloquì accecca dritto. «Che cosa ci sto a fare io?» Tirò giù dalla spalla la balestra e prese la mira. Egli diresse il tiro esattamente verso la pietra dell'anello che Folgore teneva al dito e la freccia la colpì facendola volar via. Liberato dalla gemma e dal suo maleficio, Folgore si sentì a un tratto quello di prima. Leggero e veloce come il fulmine, spiccò la corsa, in un batter d'occhio superò la principessa e giunse al traguardo. «Ho vinto ancora io!» gridò alzando le braccia. Gli rispose il tuono lontano della folla che applaudiva. La principessa tornò alla reggia più furiosa che mai. «Non voglio sposare quello sconosciuto!» dichiarò al re suo padre. «È un uomo privo di ogni senso di cavalleria che non mi ha permesso di vincere!» «Veramente era in gioco la sua testa!» obiettò il re. «Tuttavia, nemmeno io sarei contento di averlo per genero. Che cosa mai possiamo fare?» I ministri accorsero e ciascuno aveva un consiglio buono da proporre. Alla fine fu accettato quello del ministro del tesoro. «Maestà, non c'è cosa che non si possa comperare con il denaro. Offri a quel giovane tanti scudi quanti ne vorrà, purché rinunci alla principessa. Egli acconsentirà di sicuro.» Il re accettò il consiglio e fece venire Moscione alla sua presenza. «Non potresti rinunciare a sposare mia figlia?» domandò. «Come ricompensa io sono disposto fin d'ora a regalarti tutte le ricchezze che vorrai.» Veramente Moscione era pieno di paura all'idea di sposare quella ragazza ambiziosa e crudele e avrebbe rinunciato alla sua mano anche per niente, ma pensò che il re meritava una lezione e rispose: «Rinuncio, ma voglio in cambio tanto denaro quanto può portarne sulle spalle uno dei miei compagni.» Il re fece una smorfia di compatimento. Quanto avrebbe potuto portare sulle spalle un uomo, se non qualche chilo d'oro? «Va bene», disse con disprezzo. «Venga avanti il mio tesoriere.» Subito Moscione chiamò il suo amico Forte Schiena, il quale gli si mise a fianco e attese. Venne il tesoriere, seguito da alcuni valletti che portavano uno scrigno pieno di monete d'oro. Forte Schiena se lo caricò sulle spalle come se sollevasse una piuma. Giunsero altri servi con un sacco pieno di monete d'argento, poi altri con un cofano colmo di gioielli. Forte Schiena raccoglieva tutto sulle spalle senza batter ciglio. Il re incominciò a impallidire. Scrigni, casse, sacchi e sacchetti pieni di anelli, di collane, di monete si accumularono tutti sul dorso di Forte Schiena che,
tutto accettava senza piegare di un millimetro. E quando le casse del tesoro reale furono vuote e pulite come il palmo della mano, Moscione disse: «Non mi hai pagato abbastanza, ma non insisterò. Addio!» E si incamminò seguito dai suoi amici. Il re si era messo a piangere. «Che cosa sarà di me ora?» chiese disperato ai ministri. «Non soltanto mi resta mia figlia, ma ho anche perduto tutte le mie ricchezze!» «Infine non si tratta che di 6 persone!» dissero i ministri. «Manda il tuo esercito a inseguire quei forestieri e riavrai il tuo tesoro!» Il re non se lo fece dire 2 volte. Fece schierare l'esercito e lo lanciò all'inseguimento dei fuggitivi. Ma Orecchio di Lepre aveva udito tutto e avvisò i compagni: «Il re ha mandato un esercito contro di noi!» Tutti si spaventarono, ma Soffiarello li rassicurò: «Lasciate fare a me e non temete!» Infatti, non appena l'esercito fu in vista, gonfiò le guance e incominciò a soffiare. In un batter d'occhio, tutti i soldati volarono lontano come pagliuzze. I cannoni sembravano foglie secche incerte sul luogo dove posarsi. I cavalli facevano le capriole prima di piombare in un fosso o in un pantano. Un attimo dopo, l'esercito intero era scomparso. I 6 amici proseguirono allegramente la strada e giunsero ben presto alla casa del mercante, il quale li accolse con grida di meraviglia. Infatti, in tanti anni di lavoro non era mai riuscito ad assicurarsi ricchezze tanto cospicue e amici tanto fedeli. Da allora i 6 compagni abitarono tutti assieme e, aiutandosi l'un l'altro, vissero a lungo contenti e fortunati. Ecco un finale diverso dal solito. Infatti, questa volta, la principessa non trova l'anima gemella e rimane da sola, che poi è anche quello che vuole. Vi invito a cliccare su mi piace anche a questa fiaba e ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ed ora, usciamo dal bosco incantato, ma ci entreremo presto per un'altra nuova fantastica fiaba. Ciao a tutti!